Presidente Ceriscioli, un altro duro colpo alla nostra regione, ai nostri piccoli gioielli. Sì, il terzo colpo di fila, già dal primo si era vista l'estensione del problema, con il secondo si è allargato ulteriormente e tanti comuni in difficoltà. Oggi arriviamo solo nella provincia di Macerata a 40 comuni che segnalano crolli, 9 nel Fermano, ce ne sono addirittura anche nella provincia d'Ancona con altri comuni, centinaia con lesioni gravi e importanti. Questo significa dover nelle prossime ore dare una risposta a migliaia e migliaia di cittadini che si troveranno senza casa a pochi giorni, dico io perché questo caldo dell'estate di San Martino non ci deve ingannare, a pochi giorni da temperature rigidissime che non lasciano alternative agli spazi che si possono trovare soprattutto negli alberghi della costa. Sembra che il terremoto non risparmi nessuno, chi era stato risparmiato prima viene colpito adesso. Sì, è un cerchio che si allarga, quindi allargandosi coinvolge di volta in volta chi nella volta precedente prima aveva avuto solo paura, poi ha avuto le prime lesioni e poi si trova un numero importante di danni all'interno del territorio. Cioè questa sequenza micidiale con scosse sempre più forti, quindi in grado di colpire laddove prima il terremoto non era arrivato, sta mettendo ovviamente a dura prova lo spirito delle persone, perché c'è chi li ha vissuti tutti e tre in pieno, da Arquata con le vittime alla zona della parte interna del Maceratese, ma oggi un cerchio talmente grande con fotografie di case nella costa dove i mobili sono crollati, quindi che veramente coinvolge tutto il territorio regionale. Noi ci stiamo adoperando insieme alla Protezione Civile e alle altre istituzioni, col governo che è sempre stato molto attento, molto presente, perché vorremmo appunto poter mettere fuori la testa da questo percorso, partire con quella seconda fase che era già pronta qualche giorno fa della ricostruzione e gestire al meglio oggi quegli spiriti abbattuti dei nostri concittadini che continuano a voler rimanere sul territorio, ma devono capire la dimensione, le difficoltà e che per aiutarli oggi abbiamo bisogno anche della disponibilità il più possibile di spostarsi, altrimenti sindaci, comuni in realtà non sarebbero in grado di trovare sul posto le risposte. Deve essere un grande moto unitario fra istituzioni, cittadini, governi locali per affrontare un sisma che di queste dimensioni, insomma le Marche, in queste proporzioni che le Marche non hanno mai visto. Assessore, un'altra forte scossa, tutto il territorio già fortemente provato, stavolta è stato messo in ginocchio. Sì, veramente una situazione drammatica, la scossa di questa mattina ha aggravato ancora di più una situazione che già era molto grave, per fortuna non ci sono stati feriti, a quest'ora non si contano feriti, non si contano decessi, però i danni sono ingentissimi, si è allargato il cerchio dei comuni interessati, siamo arrivati ormai a gran parte della provincia di Macerata, c'è qualche comune della provincia di Ancona, veramente una situazione molto grave, speriamo che finisca qui, però bisogna che adesso diamo un soccorso alle popolazioni immediato, perché c'è tanta preoccupazione, soprattutto la gente è provata perché ormai sono mesi che è stata costretta a convivere con queste scosse. Da sistemare tanti sfollati. Da sistemare migliaia di persone, ancora una volta l'invito è quello, il clima è quello che è, noi non possiamo allestire le tende. Bisogna procedere per chi ha casa inagibile, dichiarata inagibile, bisogna procedere all'autonoma sistemazione oppure assolutamente in un albergo, nel più vicino albergo, disponibile ad ospitare. Ci sono disponibilità, bisogna che la popolazione in questo momento capisca che non è sicuro rimanere nelle proprie abitazioni, laddove casa inagibile bisogna assolutamente muoversi e andare sul territorio in qualche struttura.